i complimenti al Torino per l'allestimento della piscina, per il pubblico, per il calore che in Serie A1 manca. Poi per quanto riguarda la partita non c'è da essere molto contenti a parte per i risultati, tanti errori, poca lucidità, poca qualità tecnica sia da una parte che dall'altra. Un arbitraggio a tratti cervellotico ha innervosito tutte e due le squadre, fischiando talvolta espulsione, talvolta fallo contro, senza far capire un po', soprattutto anche al pubblico, quella che era le loro intenzioni. Comunque c'è da migliorare per tutte e due le squadre. Io dico, ovviamente, per me salvo risultato, però i miei ragazzi, soprattutto quelli con più maturità, devono tenere più in mano il gioco e lasciare meno spazio all'improvvisazione. Per i prossimi impegni, quindi, cosa bisognerà migliorare? Bisogna migliorare assolutamente la compattezza del gruppo, guardare le situazioni che ci sono, non quelle che si creano nella propria testa, e giocare la pallanuoto, quella vera, più semplice, con l'agonismo giusto e il sano, tenore di divertimento, che stasera secondo me è mancato.